Benvenuti a Pillole di Salute. Oggi parliamo di tiroide con il dottor Francesco Garretano, nutrizionista. Bentornato. Ciao ciao, ciao a tutti. Allora, lei eh, si occupa di diversi anni di tiroide e su questa tematica ha scritto anche eh, dei libri. Ufficialmente, quante persone ci sono malate eh, di tiroide o comunque che soffrono eh, di disturbi tiroidei e che evoluzione ha visto lei al riguardo? Allora, le persone stimate in Italia sono circa 6 milioni di persone che hanno problematiche dalla tiroide. Sono poi diversificate nelle varie disfunzioni, parliamo di eh, arriviamo al 12%, 13% sull'ipotiroidismo, quindi rallentamento della ghiandola tiroidea. Arriviamo All'1-2%, ma secondo me sono anche numeri sottostimati eh, per quanto riguarda l'ipertiroidismo. Arriviamo al 15% sulle patologie della, nodulari, eh, però c'è un problema. Il grosso problema, come vediamo in questa immagine, è proprio che eh, il 70% di persone non sanno proprio di avere problematiche della tiroide è un, e sono 10 mesi che a volte passano tra quando insorgono magari i sintomi o comunque eh, delle situazioni che fanno pensare a un problema tiroideo, alla diagnosi poi di, diciamo, della, della, disfunzione, della disfunzione vera e propria tiroidea. Per poi arrivare alla tiroidite di Hashimoto e alla Basedov, che sono le due patologie autoimmuni della tiroide, dove la tiroidite di Hashimoto è la prima causa di ipotiroidismo, perché l'Hashimoto io ho scritto il libro appunto come dicevi prima, la dieta antinfiammatoria che è dedicato proprio alla tiroide di Hashimoto ed è in netta crescita, infatti in quest'altro grafico vediamo un 28% di, di tutte le patologie della tiroide ma sta anche in crescita anche rispetto a tutte le altre patologie, quindi diciamo anche alla pari delle patologie cardiovascolari quindi sono numeri però che secondo me nascondono un sommerso eh, più alto perché ovviamente eh, come ho detto prima le diagnosi vengono fatte anche tardive per poi arrivare poi anche al cancro della tiroide purtroppo l'ambiente esterno, l'epigenetica, fa, poi faremo anche una puntata sul discorso epigenetico, eh, impatta tantissimo su questo discorso e purtroppo ancora noi soffriamo del, dei disastri di Chernobyl, eh, che quando successe quella, quel disastro poi ci fu una riattivazione anche del reattore, del quarto reattore nucleare di Chernobyl, è tuttora perché non si sa in che situazione stiamo messi con il, con la, con il discorso della guerra di possibilità di eh, eh, inquinanti, perché abbiamo veramente un problema che queste particelle che possono posso liberarsi dal, da varie situazioni di questo tipo, in, diciamo, parliamo di inquinamento, in questo caso pesante, si ritrovano ancora nelle vallate del, del nord Italia, perché sono ovviamente, si, eh, e quindi vanno in, a impattare in modo negativo sulla tiroide. Ecco, eh, tornando un po' alla, diciamo, alla diffusione di, questo, di questa problematica, eh, è più presente negli uomini o nelle donne? E perché? Allora, diciamo, questa, diciamo che oggi il rapporto, parliamo di un rapporto di 9 a 1, ma sto vedendo un incremento anche nel, negli uomini ultimamente, diciamo della di tiroidite di Hashimoto in modo particolare. Eh, Mm, ma la, le donne sono più predisposte diciamo, a, questa, a questo discorso perché, magari, eh, hanno sia per una questione ormonale, sia per un, una questione anche di genetica, su, che, sul cromosoma X se pre, sono presenti dei geni che sono responsabili dell'azione dell del nostro sistema immunitario ma fanno anche diete restrittive perché io tempo fa ho scritto un articolo che queste diete restrittive portano a restringere troppo il discorso calorico perché porta alla disfunzione ghiandolare perché la nostra tiroide quando abbiamo meno cibo possibile che diamo da mangiare con queste diete la tiroide è una delle ghiandole che spesso ne risente di queste diete restrittive e poi ovviamente hanno anche un discorso c'è cioè anche un discorso di una maggiore, vediamo pure qui, eh, attivazione della risposta immunitaria nelle donne, eh, anche perché so, eh, che, che questa può essere anche un'arma un a doppio taglio. Certo. E adesso cerchiamo di capire eh, come possiamo valutare la funzionalità della ghiandola tiroidea. Quindi lei quali esami consiglia? Allora, il, diciamo gli esami classici eh, per la funzionalità della ghiandola eh, sono il TSH, eh, l'FT3 e l'FT4. Eh, poi abbiamo gli, gli anticorpi, se, vogliamo, se uno vuole andare ad approfondire il discorso dell'autoimmunità, che sono gli anticorpi antitiroperossidasi gli anti-tiroglobulina e poi ci sono anche gli anticorpi anti-TSH, poi c'è anche la tiroglobulina, quindi diciamo per un check-up diciamo, eh, accanto poi a questi esami si vanno, possono anche esserci altri esami come la vitamina D, la VES la, la PCR per vedere il discorso infiammatorio, eh, l'omocisteina che è molto collegata con il discorso tiroideo, che abbiamo fatto una puntata su questo, sull'omocisteina eh, sul, sull ho parlato appunto della connessione tra omocisteina e tiroide. Eh, per poi andare a valutare anche altre storie, anche intestinali, altri esami, ma quelli che ho appena raccontato sono quelli diciamo, principali. Ecco, in realtà molti esperti diciamo, di questa materia non consigliano l'FT3 e l'FT4, ma perché? Eh, me lo chiedo pure io perché diciamo, il discorso me lo chiedo pure io perché il TSH viene spesso calcolato il TSH solamente il TSH, ma il TSH è una, una, un ormone ipofisario cioè il frustino della ghiandola tiroidea cioè nel senso che questo si innalza per cercare di far funzionare meglio di, di più la tiroide, quindi sicuramente un TSH innalzato mi sta dicendo, mi sta dando un segnale dici guarda c'è un campanello d'allarme perché la tiroide sta funzionando più Lenta, però è un ormone dell'ipofisi. A volte trovo TSH normale, eh, però poi quando vai ad analizzare l'FT3 e lft 4 ti trovi delle sorpresine. Per esempio l'FT3 basso. L'FT3 è l'ormone attivo, cioè quello che si forma dalla conversione dell'FT4, si, fo si forma l'FT3, a volte quando è basso l'FT3, a volte è alto l'RT3, che sarebbe il reverse. Che io lo chiamo il freno metabolico perché quello ovviamente agisce sullo stesso recettore dell'FT3, però purtroppo eh, frena l'attività diciamo, della, della ghiandola tiroidea, tutte le azioni vengono dall'FT3, quindi dobbiamo calcolare, per, per avere una buona condizione bisogna calcolare TSH, FT3 ed FT4 e abbiamo la situazione chiara. Diciamo. Io la, appunto, la, la volevo ringraziare proprio per questa cosa che ci sta facendo chiarezza su un tema a volte dove mancano le informazioni, quindi le persone poi eh, hanno confusione. E un'altra cosa che le, dico, le chiedo di spiegarci è qual è la differenza tra. Le, le malattie autoimmuni della tiroide e la disfunzione della funzionalità tiroidea e questo andiamo in un altro caos perché ancora oggi sento parlare eh, per i pazienti che vengono in studio mi dicono, dottore, mi spieghi cos'è la tiroidite di Hashimoto che cos'è eh, e cos'è poi l'ipotiroidismo allora la, 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 la tiroidite di Hashimoto è l'attacco del sistema immunitario eh, diciamo che va attraverso quindi questi anticorpi che ho, ho citato prima soprattutto gli gli anti TPO e gli anti TG per la tiroide di Hashimoto, invece gli anti TSH diciamo, per il base, dove vanno ad, diciamo, contro la, la, la ghiandola tiroidea. Quindi in pratica comincia un attacco autoimmune, un attacco quindi un'infiammazione, tiroidite la parola ite sta per infiammazione. In pratica, io faccio, faccio questo esempio banale: la nostra, la nostra tiroide è un castello che viene attaccato dai nostri, dai nostri anticorpi. Questo castello, fino a un certo punto, regge nel senso che si difende, magari cerca di difendersi. Poi, se questo attacco autoimmune va avanti, allora. Andiamo verso la disfunzione della ghiandola tiroidea, andiamo verso l'ipotiroidismo. Ho detto prima che la tiroidità di Hashimoto è la prima causa di ipotiroidismo. Quindi dobbiamo dif differenziare la, la, la tiroidità di Hashimoto dalla, 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 dalla disfunzione ghiandolare e dobbiamo cercare di far capire: che, cosa che non si capisce bene, perché non si interviene già quando una persona è, ha la tiroidità di Hashimoto ancora con una funzionalità della ghiandola normale. Invece la maggior parte degli specialisti questa cosa temporeggia. Il temporeggiare porta innanzitutto ad eventuali disfunzioni, ad, ad altri attacchi autoimmuni, ad, a, a, quindi c'è una progressione delle patologie autoimmuni, magari è nata la tiroide di Hashimoto, poi si è verificata la psoriasi, poi la vitiligine, poi la, la celiachia e tutto il resto. Quindi non dobbiamo temporeggiare. Dobbiamo agire sul sistema immunitario, come educare il sistema immunitario a non attaccare la tiroide, era il, il sottotitolo del mio libro, La dieta antinfiammatoria, e cercare di poi non arrivare alla disfunzione ghiandolare. Quindi cercare di, di agire. A monte e non a valle. Il nostro problema oggi nella medicina purtroppo è che si agisce sempre a valle e non mai a monte. Ecco, proprio per aiutare chi ci segue, magari ha proprio questo tipo di problemi ad agire a monte ehm, le chiedo di fare un, chiarezza ancora una volta, in questo caso sui sintomi che ci possono fare capire che abbiamo ipotiroidismo o ipertiroidismo. Allora, l'ipotiroidismo è un, abbiamo detto prima, un rallentamento della funzionalità della ghianto. L'ipertiroidismo invece è un'accelerazione della funzionalità della ghiandola quindi nei sintomi dell'ipotiroidismo c'è l'aumento di peso, l'aumento la, 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 di peso quindi c'è la, la, la difficoltà a perdere peso ma ci sono problematiche di cefalee, ci sono problematiche intestinali, problematiche quindi gonfiore, st la stipsi che compare soprattutto nell'ipotiroidismo nell perché abbiamo una ghiandola che funziona più lentamente quindi ovviamente abbiamo anche problematiche, quindi ecco una, un intervento magari su un paziente che ti dice che è stitico. Già ci dovrebbe far pensare, Dici, ma tu hai controllato la tua tiroide? Eh, mi dicono sempre quasi di no. Eh, mentre nell'ipertiroidismo abbiamo i sintomi opposti, a volte il per paziente per, aumenta, eh, perde peso facilmente, eh, fa, eh, perde peso eh, non facilmente, ma perde peso è più agitato, cioè perché la ghiandola sta funzionando di più, ha tachicardia, ehm, ha ansia, irritabilità, tutti, tutti i sintomi che sono quasi all'opposto del discorso dell'ipotiroidismo. Dell e anche la tiroidite di Hashimoto che eh, ci diceva prima, che citava, il neutiroidismo ha dei sintomi caratteristici? Eh, questa immagine è bellissima perché è un estratto dal libro, eh, sembra di infiammatorio dove dici, se presenti già, ecco, già questo gonfiore addominale, disturbi digestivi, eh, alterazione dell'umore, eh, aumento di peso, difficoltà a perdere peso, eh, cefalea, disturbi del ciclo, a livello del ciclo mestruale, guarda caso. Sono, spesso il ginecologo si accorge che uno ha problematica alla tiroide perché comincia a vedere c'è dei cicli irregolari, dice fatti un controllino, fatti un'ecografia, fatti degli esami. E quindi, guarda caso, proprio da lui parte poi un po' la, la, la cosa, però già se uno ha questi sintomi eh, già dovrebbe prenderla in considerazione poi ci sono anche, come vedete in questa immagine delle tiroiditi non autoimmuni perché non esistono solo cioè esiste quella autoimmune e quella non autoimmune che è caratterizzata per esempio da eh, globuli bianchi alti la vesta alta, quindi sono problematiche non legate al sistema immunitario ma comunque legate a una infiammazione molto alta, allora è un, altro, è un altro discorso, comunque le problematiche che ho appena citato prima per, dovrebbero farci già pensare ad una Tiroidi di Ashimoto. Ecco, lei prima ha parlato di stipsi, di gonfiore, qual è quindi la connessione tra tiroide e intestino? Bella domanda, perché sono, sono, sono strettamente connessi le, le cose. Perché la tiroide: eh, perché se abbiamo un intestino che funziona male, un intestino disbiotico, un intestino che ha un'alterazione della permeabilità e tutto il resto. Anche l'assorbimento di tutti i nutrienti che servono alla tiroide non, viene, non, viene, non è perfetta, quindi ecco perché poi ne risente la nostra ghiandola. Però al contrario, anche c'è è la strada al contrario, nel senso che possiamo partire anche dal, non solo dall'intestino, ma dalla tiroide stessa che fa lavorare male l'intestino. Quindi sono, sono connessa a doppia direzione. Ecco, il quadro generale direi che è stato molto bravo a porcelo in questo modo sintetico ma completo, a questo punto io le chiederei di darci qualche consiglio, per esempio per la tiroidite di Hashimoto, ci sono eh, degli alimenti da evitare? Allora, la tiroidite di Hashimoto, eh, come ho scritto nella, nel libro di Tant'infiammatoria, eh, diciamo eh, ci dobbiamo, do, dobbiamo, dobbiamo concentrarci sull'intestino, la parte centrale, perché a voi, come mh, ho citato nel nel libro, una frase del professor Fasano, c'è sempre nelle malattie autoimmuni un'alterazione della permeabilità intestinale, quasi sempre ritroviamo una lichigatto, un intestino gocciolante. Eh, da lì poi si innesca un processo diciamo, infiammatorio locale e sistemico, allergie e, a, e processi autoimmuni. E quindi dobbiamo cercare lì di moderare gestire bene il glutine. Poi faremo una puntata sul glutine, eh, cercheremo lì di capirla meglio, però il glutine praticamente eh, va ad a peggiorare un po' questo discorso della, della permeabilità intestinale. Poi questo, questo glutine riesce ad entrare diciamo, attraverso questa membrana che ha perso, diciamo, la, 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 non, è più da, non funziona più da filtro e quindi praticamente questi pezzettoni di proteine entrano all'interno dell'intestino per un discorso di mimetismo molecolare poi di somiglianza, perché magari il sistema immunitario vede questi pezzettoni come qualcosa di non proprio, eh, quindi praticamente viene, vengono etichettati come qualcosa di non, non, non proprio eh, e quindi praticamente poi riconosce delle proteine che sono presenti per esempio che sono sulla tiroide uguali a quelle che sono entrate, quindi il sistema immunitario va ad attaccare la, la ghiandola tiroidea. Quindi il biometismo molecolare non è che altro che una somiglianza di, pro, di, di questo proteine del glutine, ma possono essere anche delle caseine, con, il pro, con proteine che sono presenti sul, sul, sulla, sulla ghiandola tiroidea. Quindi in pratica il sistema immunitario va, va, va contro questo, in questo in, ad attaccare la tiroide. Quindi, per quanto riguarda gli alimenti, quelli su cui Quindi sono quindi praticamente la prima cosa che dobbiamo fare. Eh, ho predominato il glutine, che ho detto va gestito al meglio. Parliamo di gestione: ruotato, eliminato per, per, per temporaneamente. O comunque passare a dei grani antichi che hanno una, una concentrazione di glutine minore e comunque hanno, un, è un glutine diverso. Eh, andare a, sulle caseine a cercare di eliminare diciamo, queste Quindi caseine, i latticini sì, sì. non è il lattosio. Brava perché il discorso per tutti si concentra sul lattosio, ma il problema è che crea. Alterazione della permeabilità sono le caseine, quindi pure che prendi un formaggio senza lattosio, il problema sono le caseine. I legumi, le lectine, le solanacee quindi patate, pomodori, melanzane peperoni, eh, il curry, la paprika, quindi questi alimenti qua, ma non ci dimentichiamo come in questa immagine, gli zuccheri eh, ovviamente se c'è una tiroidite, un processo infiammatorio, una, do, dobbiamo cercare di fare pulizia, la prima cosa, cercare di pulire la nostra alimentazione, oggi mangiamo male. La dieta occidentale ci sta portando questi regali, ci sta regalando queste patologie autoimmuni che sono in netta crescita, perché io ho parlato di tiroidite, ma possiamo parlare di tutte le malattie autoimmuni perché poi ce ne sono veramente tante. E questo sistema immunitario che continua a fare il suo dovere, sì, però ovviamente attacca i vari, i vari organi, i vari, i vari tessuti, le articolazioni, pelle, tutto il resto e quindi dobbiamo cercare veramente di fare un intervento certosino. Però facciamo passare oggi un, una, un concetto, che non è che solamente con l'alimentazione riusciamo a risolvere, perché la gestione delle patologie autoimmuni è a 360 gradi. Sonno. Tutto l'impatto epigenetico, eh, sonno, stress e varie, e varie situazioni perché non possiamo pensare che solamente con l'alimentazione ti do il, il famoso fogliettino con gli alimenti che devi evitare e risolvi la problematica autoimmune. No, devi cercare di fare un intervento a 360 gradi. Ecco, cosa si intende con integrazione alimentare intelligente? Anche qui c'è un discorso che si fa tanta confusione sugli integratori: se se ne danno tanti, se ne danno a sproposito, se. Bisogna vedere che tipo di integratore, se si assimila bene l'integratore, perché tu puoi prendere tanti integratori, però poi alla fine ti dici quell'integratore arriva alla cellula. Eh, quanto è biodisponibile, che formulazione abbiamo, quindi diciamo che abbiamo una marea, una confusione, abbiamo tanti specialisti che vedo che scrivono una marea di integratori, eh, però io dico sempre, eh, se noi vediamo l'integratore come il farmaco eh, che va a gestire la parte sintomatica, Abbiamo perso, abbiamo perso la, la, nostra, la, nostra, la nostra battaglia, invece dobbiamo vedere l'integratore come un supporto insieme all'alimentazione, insieme a tutta la gestione dello stile di vita, perché dieta significa modo di vivere, non ci dimentichiamo questa proprio la parola dieta, che oggi, oggi vediamo diete ipocaloriche, diete schematiche, diete con lunedì mangia questo, martedì mangia questo, no, deve essere tutta un'educazione un, un alimentare. noi manca proprio l'educazione alimentare e, e, e poi ovviamente l'integrazione deve essere intelligente e c'è cioè nel senso. Eh, possiamo, andiamo ad integrare il selenio, lo zinco, eh, dove abbiamo lavori scientifici che molto forti sull'abbassamento sull anticorpale, soprattutto nel caso del selenio, l'inositolo, eh, la vitamina D, eh, la, la, io parlo della, della regina del, del nostro sistema immunitario, che spesso pure questa viene integrata una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, mentre l'integrazione dovrebbe essere giornaliera, anche abbassando pa il dosaggio ma giornaliera, non possiamo pensare ai bomboni di vitamina D, quelle che di solito troviamo e che mi vengono in studio con 100.000 unità una volta al mese, 50.000 unità ogni 15 giorni, cioè, non possiamo pensare a questo, anche perché se un intestino non è pronto a ricevere, viene persa poi. e quindi, Ed è importante perché la vitamina D ha un'azione antinfiammatoria, immunomodulante, ha tantissime forme. quindi l'intelligente la uso proprio per dire. Integriamo eh, le cose che ovviamente servono, poi, grazie a Dio, abbiamo oggi delle tecnologie eh, che possiamo andare a guardare and a. Um attraverso degli strumenti quello che può mancare no? io utilizzo il test per esempio il test epigenetico lo utilizzo da tempo e vado anche a personalizzare un pochino anche l'intervento anche della, della nutraceutica perché ovviamente tutto deve essere personalizzato è impossibile oggi recarsi da un professionista e ancora ricevere un fogliettino di carta, avere dieci minuti di attenzione, non essere ascoltato, perché attraverso le domande uno riesce a capire tante cose perché più vai avanti con le domande. E poi deve essere anche un rapporto continuativo con la persona che ha questa, queste problematiche autoimmune, problematiche della tiroide, ma qualsiasi altra problematica, perché si deve creare un rapporto empatico con la persona, cosa che oggi si è persa nel tempo, non si ascolta più l'ascolto attivo, che è un ascolto che è sia uditivo che visivo. Quindi devi cercare di guardare se ci sono dei, dei, anche dei segni clinici, eh, per esempio la persona che mi viene con l'edema sotto gli occhi. Oppure mi viene con le occhiaie marcate, cioè devi osservare un po' questi che sono poi particolari. Che io annoto tutto quando mi viene la persona e comincio, e comincio poi a capire. Ecco, vedere l'alvo se è se, se estetico o diarroico, cominciare a guardare se effettivamente le feci sono formate, non formate bene. Cioè, sono tutte cose che dobbiamo cercare di da professionisti preparati. Cominciare a capire che bisogna fare una. Una, una, una personalizzazione molto forte. L'ultima domanda che si lega anche all'argomento della prossima puntata che sarà il glutine: in commercio si trovano tanti prodotti, penso senza glutine, prodotti senza latticini, eh, sono sempre validi o è meglio l'autoproduzione il più possibile? Perché comunque tanti alimenti poi magari non hanno il glutine, non hanno la caseina e il lattosio, però magari hanno il nickel. Sì. hanno di altre allora, sostanze che possono fare male alle persone assolutamente sì perché i prodotti senza glutine io dico prodotti senza glutine naturali naturalmente, eh, senza naturalmente glutine. Per, per, ecco hai fatto bene a chiarire questa cosa qui per chi, per chi ci sta ascoltando perché appunto può pensare prendo, prendo la, il prodotto industriale dove il glutine è stato tolto da con un processo chimico però poi trovi additivi trovi eh, i grassi idrogenati trovi zuccheri e allora tu rovini il lavoro che stai facendo per la, la rovina il discorso della cendula permeabilità intestinale oppure il problema che abbiamo detto prima dei, dei prodotti senza lattosio, però il problema è, è legato alle caseine, eh, ormai vanno di modi formaggi light, formaggi di, di, tutti, i tipi, di tutti i tipi, quindi abbiamo un, una, una serie pro, cioè dobbiamo stare attenti anche a ciò che andiamo ad, ad ingerire. Ma questo ce lo diceva Ippocrate, no? il, il cibo è una medicina, ce lo diceva Feuerbach, che diceva noi siamo ciò che mangiamo, però queste cose ce le siamo purtroppo dimenticate, ahimè. Ecco, giusto quindi fare questi approfondimenti dove si cerca di risvegliare la coscienza su questi temi molto importanti perché appunto la, la salute parte proprio da lì, sia da quello che mangiamo, dallo stile di vita che abbiamo, ma insomma anche da, dalla consapevolezza che abbiamo di questi argomenti. Ma Ippocrate stesso diceva tutte le patologie partono dall'intestino, ma Ippocrate viveva nel 400 a.C. e io dico, certe volte io mi pongo la domanda, ma come faceva questo, questa persona a essere così lungimirante a dire dei concetti nel 400 a.C., quindi ci ha visto lungo e quindi ovviamente dobbiamo cioè, cercare di Nonostante a volte ci si dimentica... Ci servite specialisti che magari non... No, anche non, perché non il medico dovrebbe fare il giuramento di, di Ippocrate, quindi in pratica è questo che dovremmo cercare di capire, di appropriarci un pochino delle, del, della saggezza antica e eh, che è sempre valida. Certo. Dicevamo quindi prossima puntata dedicata al glutine che non va considerato comunque solo un nemico, in realtà ehm, c'è glutine e glutine e poi come diceva lei ogni persona è a sé e quindi c'è chi ha alcune esigenze che altre, non può esserci un protocollo generale nemmeno sul glutine come su tutto il resto. Io la ringrazio, dottor Garritano. Assolutamente, grazie a te e grazie a tutti quanti e alle persone che ci stanno ascoltando. Anche io mi unisco ai suoi ringraziamenti per i nostri telespettatori. Eh, continuate a seguirci. <silence>